Ha preferito evitare la stampa rinunciando ad una pericolosa accoglienza soprattutto del comitato cittadino sull'ospedale che lo attendeva già all'ingresso della struttura sanitaria di via Forlanini dopo le voci incontrollate circa la volontà di smantellare ulteriormente il nosocomio Giarese. E invece il direttore sanitario dell'azienda sanitaria Giuseppe Giammanco ha preferito incontrare direttamente in municipio il sindaco Angelo Danna e il presidente del consiglio Francesco Longo facendo sapere di aver fatto alle 7 del mattino una capatina all'ospedale anche se, giurano gli operatori sanitari in servizi, non lo hanno incrociato nei corridoi del gigantesco ospedale. Nel corso del breve ma proficuo incontro in municipio, Giammanco ha in primis smentito l'ipotesi di disarticolare ulteriormente l'ospedale Sant'Isidoro, confermando invece anche la piena operatività degli anestesisti, così come per il primario di medicina che resterà al proprio posto in servizio al Sant'Isidoro. Il primo effetto è stato quello di bloccare l'ipotesi di ridurre il presidio da parte degli anestesisti nel presidio ospedaliero di Giarre. Era un'ipotesi che loro avevano manifestato perché avendo aperto recentemente 8 posti letto, ci dicevano, rianimazione 10 reale, avevano necessità per la carenza appunto di queste figure professionali di poter utilizzare anche quelli di Giarre. Noi abbiamo detto che al di là della logica della loro richiesta, sicuramente questo territorio non può assistere ulteriormente al ridimensionamento, alla chiusura e al trasferimento di risorse. E quindi alla fine abbiamo ottenuto che gli anestesisti continuino ad operare sul territorio di Giarre lunedì, venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Altra questione che si era paventata in questi giorni era l'ipotesi che si allontanasse il primario di medicina. Anche su questo si è chiarito, il primario di medicina assolutamente rimane a Giarre, che peraltro ha in questa unità complessa la base di quello che dovrebbe essere l'implementazione del domani dell'ospedale. Il sindaco Danna e il presidente del Consiglio Longo hanno poi colto l'occasione per ribadire con forza al direttore generale Giammanco di rilanciare la struttura sanitaria facendola diventare un ospedale di base con pronto soccorso e reparti, a cominciare dalla piena attivazione a pieno regime della chirurgia. Il primo cittadino giarrese si è detto comunque moderatamente soddisfatto e guardando al futuro ha anche registrato per la prima volta un atteggiamento di pieno ascolto ma anche di disponibilità al confronto da parte dei vertici dell'ASP e questo, ha ribadito il sindaco, lascia ben sperare per il futuro. Sì, loro avendo appunto la necessità di fare anche degli interventi strutturali nel nosocomio, si è parlato di un grosso finanziamento che dovrebbe essere erogato per la struttura di Giarre, volevano rendersi conto appunto di quali aree del nosocomio dovevano essere presidiate. Ci dicevano che erano passati dall'ospedale e poi noi li abbiamo visti di prima mattina dopo che ci hanno contattati. Oltre a questo, il nostro incontro è servito anche a capire il dopo, no? Tutto, come anche recentemente dichiarato dai massimi vertici della regione, passerà dalla rivisitazione della rete ospedaliera. Credo che attualmente si è bloccata quella precedente, intendo loro sia il presidente della regione che l'assessore alla sanità, vogliono capire come va rimodulata, hanno chiesto di vedere rimodulata appunto la rete ospedaliera e in questo senso Giarre dovrebbe riavere, e noi lo abbiamo chiesto con forza, sia io che il dottor Longo lo abbiamo ribadito con energia, noi vogliamo che Giarre ritorni ad avere l'ospedale di base, il suo pronto soccorso e i reparti.